A una decina di giorni dalla Finaletti, Coppa Italia, parte la 19esima giornata di regular season della LBA Unipol Sai e l'opener è un big match, la capolista in casa della quinta in classifica, in quello che è anche un antipasto di uno dei quarti di finale a Torino. E siamo al momento della palla 2 che si alza, comincia il match, il primo possesso è per Napoli che diciamo non ci mette molto ad alzarsi da 3 punti in 5 secondi, 3-0, generazione vincente. Criston vede Petruccelli arrivare in ala per la tripla. Aggredito Brown da Messenburg che poi va per terra, 5 contro 4, Owens per la schiacciata del meno 7. Corre Petruccelli, va da Messenburg che si mette da solo in un secondo il ritmo da 3 punti e poi la palla resta lì e Bilan con una delle sue rare schiacciate fa addirittura 24-5 in 7 minuti e mezzo. Brown ci pensa, dai vai, arriva e cancella tutto Kenny Gabriel con una delle sue grandi specialità. Messenburg, bene Sokolowski, bene anche nello scivolamento, riscarico e qui invece si distrae la difesa, non si distrae ed è il cuono. Ora Pullen si ferma, eccolo qui il polacco che prende la prima tripla della sua gara. Cobbins contro Owens, fronteggia, viratone, mano sinistra, non un granché, vola Petruccelli. Sokolowski guarda avanti, c'è Zubcic che la prende, ha una mezza idea, poi si ricorda di non avere mai segnato, aspetta Sokolowski che invece sembra essere l'unico in gas oggi per la Gevi. Criston con calma, ancora pick and roll, ancora in fondo, altro tiro, 4 metri di spazio, non ci crede quasi CJ Messenburg che mette un'altra tripla, prende il pallone, segna un altro canestro facile e il primo tempo è storia. Yeah, we did, we just gotta keep it up for 20 more minutes, the game isn't over, so we just gotta keep it up and let's try to finish this game out. Blocchi Sokolowski anticipato da Kehler, poi movimento a ricciolo di De Nicolao, prova a suonare la carica. Barnell, grande palla, Messenburg comodo dall'angolo. Gabriel non ha un avversario a distanza inferiore ai 5 metri, non può esimersi, tripla del più 18. Intanto Brescia fa un canestro incredibile, incredibile, palla persa praticamente 3 volte, 2 salvataggi e alla fine appoggio comodo, tripla di Sokolowski dall'altra parte, scende in palleggio, guarda che lo punta e poi attacca e viene dato buono il canestro, a che non riesce a intervenire, corre il campo Ennis, Pullen, Sokolowski non se l'aspetta, palla persa. Di nuovo più 18. Pasticcio della Jersey. Ennis cambia, Cobbins. Ecco, adesso tira con il trucco, diciamo così. Zubcic 3 volte col tapin vincente, canestro valido e tiro libero. Ennis scarico, c'è Messenburg sulla linea di passaggio, dietro schiena, cuono. Lascia lì e alla fine arriva il canestro. Up and under e fallo tecnico anche direi contro Criston. Mentre Owens fa una gran schiacciata sulla faccia di Messenburg. Ancora grande azione della Germania e grande tripla di CJ Messenburg. E innesca Cuono che va ad attaccare. Fate 18 per David Cuono.
104-83, è il finale, la Germani Brescia capolista non fa sconti e sbanca il pala barbuto. Rolling right now, we was undermanned with Amadeo Della Valle being out, but man, we had guys step up, David Cornu, Samaj Christian, man, everybody played a good game.